Senti, un'altra domanda e poi passiamo alle ultime cose. L'hai provato tu, Rennsport? L'ho provato Con questo. poco a casa di Diego Lunatics, Ah, ok. questo fatto non chi... avrei detto l'avvocato, però tipo, non No, so quanti gli spettatori. ma sicuramente magari qualcuno che ti conosce ci sarà. No, sì, però magari Quindi quella che soltanto non da mi lui. Ah. conoscono. Perché lui ha ricevuto sta beta, io invece no, Ma tu l'hai fatta la sinceramente. domanda? Ho fatto la domanda, Ah, non mi ha risposto. ah, ah. No, pure a me, io pure. Poi io sono uno che su queste cose poi rosico se so che già gli altri gli è arrivata. Infatti, invece mi è arrivata dopo qualche giorno che era da qualche mio amico. No, No, ero sì, l'ho curioso perché provato. anche con quella base secondo me funziona molto molto bene. Però l'ho provato a casa sua, quindi tipo non E stavo io con il mio mood. l'ho visto come l'ha pure settato lui, ho visto quasi tutti come l'hanno settato. L'esperienza cambia tantissimo con basi poi di una certa forza a secondo di come utilizzi alcuni parametri. Ti cambia proprio l'esperienza perché io col mio, ragionando come ragionavo con altri giochi, non mi è piaciuto. Poi ho cambiato un po' alcune cose e invece utilizzato così, quindi perché ancora delle cose sembravano troppo forti, era un po' scattoso in certe cose che non mi piaceva perché era una distribuzione delle forze fatta male. Se su quel gioco distribuisci le forze fatte bene, a me è piaciuto tantissimo. Però ne riparleremo allora quando lo usi. Vabbè, sì. Con Rennsport c'ho più che altro un problema concettuale, nel senso che tu provavi sta GT3 a Spa, cioè pure a Monza, sì. Ma perché uno dovrebbe prendere sto gioco? Perché uno dovrebbe guidare sto gioco rispetto a... Non mi dà niente di diverso, cioè non Ah. c'è... Cioè, è l'ennesimo simulatore che cerca di fare la stessa cosa, di reinventare la ruota. Ah. Poi vabbè, non sappiamo effettivamente come si evolverà da un punto di vista, perché so che c'hanno delle idee su come vendertelo, non lo so, comunque Guarda, hanno delle idee concettuali che però non sono ancora visibili dalla beta. Non ho invece un simulatore preferito, cioè ho de delle cose che mi piacciono di alcuni giochi, come R-Factor 2, che non ci gioco, pensa, io non ci gioco mai, ma è uno di quelli che invece guidarlo quando sto così nel tempo lì mi piace di più e ho visto tantissime similitudini. Quindi invece per esempio per me l'idea che finalmente adeguano una grafica più attuale, quel tipo di fisica e a me per esempio R-Factor 2 non piace che a seconda della macchina che guido per me è come se cambiassi gioco, devo mettermi lì col force feedback a cambiare delle cose, mi rompo le scatole e concettualmente per come la vedo io è sbagliato. In Red Sport spero che invece ci sia quella cosa lì però con una ponderatezza di tutte le auto, cioè che a seconda di quale auto non devi più toccare niente, ti fa avere l'esperienza di quell'auto lì, con quello stile di guida là, per Ma quello invece io mi piace. invece cioè, mi sto chiedendo, no? Ha senso ancora Un altro gioco? proporre un altro simulatore che fa piste le stesse, sempre le stesse, con le macchine a caso sempre le stesse? È un qualcosa che già abbiamo visto tante volte. Però qua a Non questo c'è punto che bisogno di ci un altro possiamo simulatore inventare. uguale. Però a questo punto ti dico pure quando c'è i Formula 2021, 2022, 2023, cioè e ogni gente ricambia e bene o male proprio lo stesso gioco, cambia un po' l'handling. Ci aggiungono le regole, forse là l'appassionato perché aggiungono le regole dell'anno, è quello Ma là da una parte. Ok, che da una vedo parte pure te lo spesso, anche tu là aspetti, ci è lo giochi. stesso. No, sì, ci gioco. C'ho un rapporto di amore e odio con Ah. quei giochi. Però. Però. Là te l'aspetti, capito? Non sono 18 aziende che cercano di fare lo stesso gioco. È come FIFA. È come FIFA, che ok, tu sai che è lo stesso bene o male ogni anno. L'appassionato, quello là infognato, se lo prende ogni anno, ma sapendo, cioè, ci fa coscientemente che alla fine è quello il gioco. Mentre invece, quando tu vedi, che ne so, tieni Automobilista Assetto 2. Corsa, tieni Assetto Corsa, che praticamente è piste a caso con macchine a caso, fatte bene, però comunque piste a caso con macchine a caso. Automobilista 2, piste a caso, macchine a Però caso. su Automobilista 2 c'hai pure la 1, cioè Project Cars 2, tutti i simulatori sono fatti così, che ok, queste sono le macchine, questi sono i tracciati e poi alla fine tutti quanti vanno su con le GT3 a Spa.
Sì. Almeno ho avuto più, tra virgolette, c'è stato più, ha avuto più senso fare un assetto corsa competizione. Perché? Perché almeno ho detto, beh, noi facciamo solamente le GT3. Quest'è, però almeno un'esperienza totale di quel campionato, di quella categoria, capite? Ti voglio dire. Perché a te piace invece più di il fare discorso di tutto un po' e farlo male. Sì, no, dico, a te piace più, cioè, il discorso male, di però. No, no, ho capito quello che intendi. Tu sei più per crearti l'esperienza di immedesimazione del reale, cioè il campionato di una certa cosa, il campionato che può essere Formula 1, che può essere un campionato di rally, che può essere un campionato di GT3. Diciamo che più che sono per questo qua in generale, sono, è un qualcosa che veniva fatto più prima e che adesso invece non viene proprio calcolato, cioè immergersi in una categoria, capito? Io che lo puoi fare un po' con le mod da qualche parte, un po' con delle vetture, però non c'è mai l'esperienza quella là vera, totale, di regolamenti del campionato. Non ti puoi immedesimare in niente, capito? Puoi fare di tutto un po'. Io per esempio, vedi, anche in questo poi ognuno ha anche il proprio gusto della cosa. A me per esempio invece piace dell'aspetto simulativo, non tanto l'immedesimazione nel campionato totale, e quando so che una macchina è fatta dal programmatore, e magari l'idea di farmi delle belle gare con macchine che io ho sognato. Io invece per esempio le GT3 le utilizziamo, gioco sempre con i miei stessi amici, no, guarda, poco. Pure a me piace, però è quasi l'unica cosa che abbiamo, cioè non posso andare solamente su Formula 1 per avere un'esperienza totale di una categoria, è limitante, capito? Sì. Adesso mi uscirà fare anche quello di Le Mans Ultimate, sì. Quello sarebbe interessante, secondo me. Ah, ok. Sarebbe interessante, ho solamente paura perché il pedigree di Motorsport Games su giochi su licenza non è stato proprio fantastico, però la speranza è l'ultima a morire. Oh, allora, scusa, faccio anche una divagazione, sempre parlando di cose nuove e sempre ripetitive. Ma io ho visto, non so se l'hai visto, che si chiama Power Jump, che rifanno che su Steam, di Sigarelli, rifatto tutto, che si chiama Power Jump, immagini. Power Jump Rally, una cosa del genere, rifatto tutto con grafica. Io mi aspetto che tu là qualche contenuto ce lo fai, perché quella deve essere secondo me una figata. Cioè, da parte sì, dall'altra tu non ci giocavi? Sì, ci giocavo tipo anza la gioco, però era, nel senso, non credo che sia un qualcosa di talmente profondo. No. Però visto tu rifai pure dei video su contenuti di giochi vecchi di Formula 1. Sì, cioè, sì. Secondo me pure quello, non so, io perché sarà che sono nostalgico, invece mi piacciono tutte le cose, le macchine mi piacciono quelle col cambio ad H, frizione. Cioè io guido, maggior parte anche con i miei amici, scegliamo sempre questo genere di macchine qua un po' meno elettroniche, sì, molto vintage, cosa che invece sì, in realtà non piace a nessuno. Infatti nel mio gruppo le gare non siamo mai tantissimi, perché se metti una GT3 si riempie, se metti queste qua non viene perché mai sono nessuno. Pure più rognose, allora c'è una barriera d'entrata molto alta, perché fondamentalmente uno deve avere la periferica, quindi è un costo aggiuntivo, e tu dici perché devo comprarmi, pure se quella della Logitech costa 30 euro, però una spesa in più. E poi dove l'attacchi sto cambio? Non tutti hanno la postazione già col piattino, no? Oppure se ce l'hanno e lo hanno smontato, e quindi ci vuole pure un impegno addizionale. E poi tutto questo è per quanto, cioè, manco ci giochi sempre, perché nel senso la maggior parte degli amici tuoi è gioco. Esatto, tipo non, quindi devi sprecare, devi impegnare tempo, denaro, e comunque impegno per un qualcosa che è una nicchia di una nicchia, e non ne userai tantissimo. Che peccato. E aggiungiamoci anche il fatto che ci vuole anche l'impegno per imparare a guidare col cambio ad H con le vetture sportive. Che, io ho visto che insomma, tu sei pure capace a fare il punta attacco. Sì, però ho dovuto bestemmiare in 5 lingue diverse per imparare. A me piacerebbe, quello invece no. Perché non riesco a avere il tempo di mettere, perché comunque serve un po' di studio. Tu l'hai imparato nel simulatore? Ho imparato sì sul simulatore, e ci ho messo un po' per essere quantomeno
un po' spigliato, perché comunque non credo di essere assolutamente. Però t'ho visto, t'ho visto. Però insomma, è divertente quando ti viene e poi ti viene più voglia di girare proprio pure da solo con una macchina, certo. Con una macchina col adatta. Cioè che va guidata col cambio adatto. Cioè ti prendi una F50, cioè sull'assetto corsa, se lo giochi con le palette dici ma che è sta zozzeria. Quando lo vedi col cambio d'acqua dici cacchio, riesce a fare il punta d'acqua, le scalate col punta d'acqua, insomma, al su perché. Gran cosa. Senti un po', finiamo un po' quindi con le periferiche. Mi hai detto cambia d'acca, me lo ricordo. Diccelo. Cambia d'acca il Newt di SHH. Quello veramente c'è uno degli acquisti di cui vado più fiero. Guarda, io gli ho fatto una modifichina, ci ho fatto pure un video, non so quando riesco a postarlo, per rendere leggermente più difficile, ma proprio che senti una grattatina nel mettere la retromarcia, visto che sennò tecnicamente non c'è nulla che dovrebbe... Esatto, io invece ho fatto una cosetta in cui quando arrivi lì senti un qualcosa che ti blocca, leggermente ti blocca, e quindi sì, simpatico. E freno a mano invece mi hai detto... Freno a mano invece l'Achina di 3D Rap. Con quello come ti trovi? Quindi... Tu non hai mai usato altri freno a mano? Allora, no, non ho mai utilizzato un altro freno a mano, cioè, devo dire, è un freno a mano. Freno a mano. Tipo, cioè, no, mi piace questo fatto che comunque tiene un po' la resistenza sua, così anche personalizzabile, bello, però tipo non riuscirei a confrontarlo con qualsiasi altro freno a mano, perché vabbè, ovviamente io lo chiedo perché magari non so se hai provato il Fanatec o ne avevi provati no, altri. No, non l'ho provato, ma così come non ho provato nemmeno altri cambi adacchi, però quello è già un buon cambio, neanche quello dell'Ah no, perché tu neanche Logitech ce l'avevi avuto. No, ho utilizzato quello Logitech a casa dell'avvocato, cioè di Diego Lunadix. Però non cioè nel senso là effettivamente vedo la differenza, con tutto che quello suo è moddato con la mod 3D Rap, mod sopra per fare le cambiate più cattive, però cioè, questo qua è molto più naturale, cioè lo vedo molto più naturale e comunque ti dà quella sensazione di clac quando ho ingranato la marcia. Ok, senti, periferiche di contorno, cuffie queste qua no, sono abbastanza nuove della Sony, però non sono niente di speciale, giusto per giochi sentire. Sempre con quelle? O giochi con... Sì, giochi sempre con quelle. Non è un impianto... Anzi, io preferirei anzi non avere proprio questi cosi qua, avere giusto le... Tipo queste qua? Sì. Però un po' diverso. Parte preferirei, però non so quanto sarebbe pratico. No, pratico, quindi... magari è pratico, però questi almeno ti suonano di più, perché queste comunque bene o male ti fanno sentire... Cioè, perché tante volte anche il bello della simulazione è un po'... È vero. D'altro canto, però, ne stuma mozza. Diciamo, soprattutto quando va un po' più caldo. Condizionamenti, là c'è qualcosa, qualche aria, qualche... No. Però vabbè, fortunatamente non sto in un paese non troppo caldo per ora. Cambiamento climatico permettendo... Senti certo, un po'... Oddio, con i faretti davanti, con tutto acceso... Un pochetto le temperature si alzano, poi sto comunque in un appartamento abbastanza caldo. Senti, microfono? Microfono, questo qua è abbastanza nuovo, è Endorphin. Preso su Amazon? No, questo tramite collaborazione. Però prima avevo comprato un Blue Yeti che... Insomma, era un po'... Quello che c'ho io, dimmi. Era un po' difettante, nel senso che... sballava i livelli ogni tanto e poi non veniva riconosciuto come Blue Yeti, quindi difettoso. Io non mi sono trovato benissimo. I manettini non a un certo punto hanno smesso di funzionare. Non però perché ti regolare. Sento molto bene anche con quello là. No? Bella voce no, calda. Sì, fa il suo. Vero che ce l'hai molto vicino. Io guarda, aspetta. Se anche io parlo così, come si sente? È una voce più calda? Cioè, sono quasi innamorato. Senti un po', allora, cuffie, microfono, webcam, e così chiudiamo la webcam, una Logitech C900, aspetta, c'ho pure aspetta, 920, c'ho 922 920, adesso ti do il coso esatto. E invece la webcam per 920. I calzini
quella per i calzini. La webcam dei calzini non ricordo che c'è, cioè, tipo una webcam Scrausa che avevo preso all'inizio. Quindi Scrausa. Comunque dico, anche tu c'hai, ma adesso parte collaborazioni eccetera eccetera, comunque tutto abbastanza, è una postazione già di un livello medio alto rispetto. Sì. Non credo che sia top di gamma da nessun punto di vista, ma è molto di più di quanto io avrei mai osato immaginare. Penso nessuno, a prescindere chi può spendere, chi ha speso di più, chi ha speso di meno, immagino quasi nessuno di noi sim racer si immaginerebbe di aver speso nel tempo o che rispenderebbe tutti insieme questi soldi. Perché anche tu, immagino, se tu da domani dovessi decidere di innamorarti del sim racing, spenderesti tutti i soldi per avere quello che c'è adesso? Dici, ma sei matto? Inizieresti con qualcosa in non meno? Così, sì, avrei forse avuto qualche cosa in meno da un punto di vista di... forse sarei rimasto comunque, perché comunque fino al CSLD il primo era già tutto di roba mia, di tasca mia. No, penso che la postazione comunque avrei preso questa qua, perché tipo è comunque quel passo successivo che però non è quella approfittati. Però tipo sì, non sarebbe stata così, però non sarebbe nemmeno tanto diversa, tanto lontano da quello che c'hai. Sì. Bene. Senti, ma io penso che ci siamo detti tutto, perché abbiamo visto tutti gli aspetti, non penso che ci siamo scordati niente. No, forse ci siamo scordati quel periodo tipo con le postazioni che tenevo, le postazioni richiudibili, perché io prima non avevo il mio spazio. Che avevi? Quindi ero costretto a chiudere e aprire la baracca ogni ma volta. Ma qual era? Aspetta, quella fatta tipo a sdraio? Ho avuto sia la PlaySit Challenge che la versione della Next Level Racing. La Next Level è quella che proveva solo il frontale? La GT Lite. No, non la solo frontale, è proprio l'intera postazione richiudibile. No, non le conosco. Certo, quelle oddio, però certo, tante volte necessità fa virtù. Sì, la necessità è virtù. Prima non avevo lo spazio mio qua e quindi dovevo per forza di cose avere qualcosa che si potesse levare all'occorrenza. Guarda, io spero che comunque chi guarda questi video adesso del discorso delle postazioni, e con te mi è piaciuto approfondire un po' anche quello che è stato il passato e tutto il percorso, che possa essere sempre utile di spunto, perché poi fondamentalmente la rubrica le mie postazioni, le vostre postazioni nasce pure per far prendere spunto alle persone quali possono essere i passi più grandi, più piccoli o intermedi per migliorare insomma la situazione. Deve passare sempre secondo me l'idea che naturalmente la postazione è uno degli aspetti secondo me più importanti rispetto forse alla carina. Sì, viene preso molto sotto gamba, perché spesso la gente dice mi prendo sto volante, ma dove lo metti? Soprattutto quando si inizia, non è che tu dici, oh, senti, a meno che non c'hai una casa che è tipo la Reggia di Caserta. E poi quella che poi comunque un po'... ti dà anche quando ti siedi col sedile, con la pedaliera che te la puoi regolare anche un minimo, ti dà anche quell'immersività in più rispetto a magari tante volte al mero cambio base, pedaliera, eccetera, eccetera. No, ma io dico proprio ancora prima, perché c'è gente che tipo, per esempio io all'inizio quando ho preso il volante non mi sono posto nemmeno il problema, poi dopo ho detto, cacchio, forse dovrei pure cercare di piazzarlo da qualche parte, capito? Tipo, io dov'è che utilizzo sto volante, capito? Questa è una domanda che in pochi... Si domandano, una domanda che poi si domandano, l'italiano ormai sta andando a quel paese, però ci siamo capiti insomma. Sì. È qualcosa che poche persone si chiedono, ma dovrebbero chiederselo, adesso indipendentemente poi se uno non ha se uno può utilizzare, che ne so, una scrivania, oppure non ha modo di utilizzare una scrivania, là cambia tantissimo. Sì, perché... per fortuna però adesso ci sono tantissime scelte. Come dalla Next seduto. Level ce ne come sono... stai sì. Seduto? Ah. Perché poi c'è gente che mi siedo sulla sedia del ufficio, perfetto, premi il freno, va indietro. Ecco perché appunto tante volte la periferia è una soluzione, non deve essere per forza, però va studiata, un minimo di studio, perché naturalmente se la situazione è quella devi farti la periferica che ti puoi utilizzare in quella circostanza là, questo per forza. Senti, io
ti stra ringrazio per il tempo. Poi magari loro non lo sanno, ma noi ci siamo fatti una chiacchierata così a cavolo anche un pochetto prima, ti ho rubato praticamente la serata. Ti stra ringrazio per il tempo. Rubami anche i momenti dopo. Veramente, tanto vabbè, io spero ci sarà occasione di rivederci anche fuori, rivederci di persona, magari anche per qualche giorno. E niente ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti.